l'onorevole Mario Tassone, già ministro della Repubblica. Oggi stiamo discutendo sui 30 anni della Costituzione dell'Europa, del Trattato di Maastricht. Abbiamo discusso delle prospettive dell'Europa, di quello che può essere l'unione politica, l'unione in alcuni temi fondamentali come quelli della difesa, dell'immigrazione, dei temi fiscali o del lavoro. Onorevole, che cosa ci può dire su questo? Niente, un appuntamento importante è quello di Maastricht, che adesso a 30 anni ci si interroga sul futuro dell'Europa. Maastricht fu accompagnata da grandi speranze per quanto riguarda gli appuntamenti politici dell'Europa, dell'integrazione dell'Europa, che faceva riferimento all'immigrazione, all'armonizzazione fiscale, alla difesa comune, ad una politica internazionale comune, al ruolo del Parlamento europeo. Quindi nello spirito di Ventotene, di Spinelli, di Altero Spinelli, di contribuire a fare quel manifesto della Federazione dell'Europa. Oggi credo che ci siano degli interrogativi ancora pesanti, preponderanti, ci sono degli ostacoli che bisogna rimuovere, ci sono resistenze ovviamente nazionalisti e sovranisti che si intersecano e soprattutto che bloccano il processo europeo, ci sono appuntamenti rispettati, ma ci sono tanti altri passaggi che bisogna rispettare e portare avanti. O l'Europa fa un passo in avanti oppure viene imprigionata dalla condizione dei mercati, o l'Europa fa un passaggio verso la sua federazione, verso la politica, oppure diventa sempre di più un grande mercato, certamente importante, ma non è quello che noi avevamo auspicato. Quali sono stati gli appuntamenti mancati? La CEDE saltò, la grande sconfitta degli europeisti, di quanti vedevano ovviamente la CEDO come l'avvio di un cammino verso l'integrazione politica dell'Europa, della politica estera comune dell'Europa. Ci sono degli argomenti e dei temi dove ovviamente la forza della democrazia dovrebbe prevalere su tutto, se non è la dittatura di una minoranza che blocca anche gli appuntamenti europei, allora è veramente la negazione politica dell'Europa. Ecco, Maastricht è stato un passaggio in avanti. Questa mattina parlava dell'iniziazione dei trattati, tutto bene, perché bisogna adeguare i trattati a quelle che sono le scadenze, l'evoluzione anche dei tempi, e riscrivere certo, ma capire soprattutto se c'è un dato unificante dall'Europa, che si considera che oggettivamente ci sono paesi che vanno verso rigurgiti o di proposizione ecco-nazionaliste, verso paesi opportuniste, diciamo così, quello del nord dell'Europa e altri paesi. Io ritengo che invece bisogna avere sempre più un momento unificante, dicevo, anche sul piano culturale, dove il ruolo del Parlamento europeo, avendo anche ben presente quello che è stato l'appuntamento mancato dalla Costituzione europea, alcuni principi, alcuni riferimenti culturali, con quei principi che sono stati e che devono essere sempre di più il momento unificante, il collante anche di questa Europa. L'Europa nasce o con un processo di evoluzione politica, culturale, oppure non credo che ci siano degli appuntamenti. Oggi, per esempio, l'Europa è uno snodo delicatissimo e quindi capire soprattutto come ci si muove anche per quanto riguarda la NATO. Qualcuno dice che la NATO ovviamente non deve andare oltre le porte e oltre i confini vicino all'Unione Sovietica, per cui danno una giustificazione a Putin. Ci sono anche altre visioni diverse, ma questo è dato dalla politica internazionale che bisogna indicare, bisogna soffermarsi e decidere. Allora l'Europa c'è nel suo insieme o ci sono Europa con varie diversità che molte volte la tengono debole? Per esempio, se noi pensiamo al lato economico, la via della seta, dove ci sono diverse velocità per quanto riguarda l'iniziativa della Cina, noi capiamo che certamente o l'Europa c'è nel suo complesso o l'Europa viene a essere frammentata e purtroppo gioca un ruolo di rimessa, ma per la sua storia, per la sua cultura, per le sue premesse che riguardano le conquiste civili, non credo che possa giocare un ruolo di rimessa anche nello scenario internazionale. Certo, bisognerebbe anche superare quelle che sono le distanze, le differenze nel mercato del lavoro, perché c'è una concorrenza interna molto forte, importante, che non fa bene certo a nessuno. Ci sono, sì, il mercato del lavoro, ci sono delle situazioni economiche soddisfacenti e ci sono pigrizie e individualismi. Per quanto riguarda la Next Generation European, credo che il dato di aver costruito anche il debito comune, quindi un'azione di coordinamento, credo che sia un passaggio importante. Grazie, 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 grazie onorevole, buon lavoro. Grazie, grazie a sé anche grazie. A voi.